Presidente, veramente il settimo appuntamento di questo evento è un momento importante che significa che al di là delle crisi che ci sono, Fiera Roma comunque c'è e il comparto esiste ancora. Ma Fiera Roma c'è, è un'importantissima piattaforma per l'economia del nostro territorio e lo testimonia la tenuta di questa importante manifestazione che è alla sua settima edizione. Voglio ricordare che noi nasciamo nel momento in cui inizia la crisi finanziaria internazionale, malgrado questo c'è ancora una filiera, ci sono molte aziende che credono nell'economia del mare, che stanno resistendo malgrado tutto e che quindi hanno la necessità in qualche modo di essere supportate, accompagnate e in questo caso anche di essere messe in vetrina. Noi manifestiamo una presenza forte su questo salone che è il più importante salone italiano sul mare, con 7 padiglioni, di cui 3 sono dedicati alla nautica, che è la rappresentazione anche del design italiano e del Made in Italy, una rappresentazione classica, consolidata nella nostra storia, nella nostra cultura, ma Big Blue, appunto, essendo un salone del mare, parla anche di cultura del mare. Abbiamo degli splendidi concorsi sulla fotografia subacquea, per esempio, ogni volta che li vedo mi sorprendono sulle riprese subacquee. Abbiamo alle nostre spalle una piscina su questa nuova iniziativa che è Sub in Italy, che parla della subacquea, e c'è quindi la possibilità per molti giovani, anche per i bambini, di approcciare il mare anche in questo senso. Noi abbiamo un'attenzione particolare ai giovani, alle scuole, oggi sono moltissimi studenti che sono qua, e quindi la pesca sportiva, che significa mare ma significa anche acque interne, quindi Big Blue è sostanzialmente cultura del mare ed è vuole essere un incoraggiamento per questa filiera, una luce, una speranza per questa filiera di indotto, di attività che sta intorno al mare. Parlando in termini nautici, in questo momento abbastanza difficile, è già molto importante stare a galla, ma bisogna fare qualcosa in più nel futuro, Presidente? Ma certamente le aziende, non soltanto del settore nautico, si sono, diciamo così, organizzate a resistere sperando che ci sia una ripresa. Io auspico che intorno a Fiera di Roma, che è una straordinaria piattaforma, che ha un potenziale ancora largamente inesplorato, ci possa essere in futuro ancora una maggiore coesione, una condivisione di interessi e di obiettivi, e quindi auspico che dal momento elettorale regionale scaturisca un presidente, una giunta e un consiglio regionale che abbiano a cuore questo splendido quartiere fieristico, che può produrre ricchezza per il territorio e può testimoniare in momenti difficili come questo, anche in un settore particolarmente difficile e complicato, può testimoniare una luce di speranza.